Ciao a tutti, io sono Fedro e questo è iTrip. Oggi voglio farvi vedere come fare un liquore fatto in casa in un modo super semplice prima di partire con la ricetta. Vi do alcune informazioni molto importanti per una buona riuscita del liquore. Prima cosa, ovviamente, la materia prima. Come sempre in cucina ha un ruolo fondamentale, quindi andiamo a utilizzare frutta, radici, foglie di qualità. Seconda cosa fondamentale, l'alcol. Non prendete quello a 70 gradi, ma prendete quello a 96 o 95, insomma più o meno. Comunque non il 70. Perché non estrae dalla nostra frutta o dalle nostre foglie i succhi così bene come fa l'alcol 96 gradi. Terza cosa, una delle più importanti, la tempistica. Per fare l'estrazione dalla frutta, dalle foglie, dalle radici, ci vuole tempo. E anche per andarlo a bere, ci vuole tempo. Altra cosa molto importante, se andiamo a mettere della frutta nell'alcol, a meno che non sia un agrume, l'andremo a lasciare dentro per una decina di giorni, anche 15 non gli fanno male. Invece, se mettiamo nell'alcol un agrume, e andiamo a lasciare solo 4 o 5 giorni, alcuni li lasciano anche solo 3 giorni e bastano. Perché non si lasciano gli agrumi per più di 5 giorni? Perché non serve. Tutte le cose buone che dovevamo estrarre le riusciamo a estrarre nel giro di 3-4 giorni. Lasciandoli lì di più andiamo a estrarre sapori che non ci servono, anzi che andranno a danneggiare il nostro liquore. Lo stesso ragionamento lo facciamo con le foglie: salvia, melissa, menta. Sempre massimo 4-5 giorni nell'alcol. Se invece andiamo a mettere delle radici tipo liquirizia, zenzero, in questo caso l'estrazione è più lenta, quindi lo possiamo lasciare, anzi dobbiamo lasciarle per 30-40 giorni. Come vi dicevo prima, le tempistiche sono molto importanti anche una volta imbottigliato. Diciamo che minimo deve rimanere una decina di giorni, però il mio consiglio è di lasciarlo almeno un mesetto, 30 giorni. Ah, ovviamente non vi ho detto la cosa per me più ovvia. Se facciamo un misto tra due ingredienti che hanno due estrazioni diverse, tipo, non so, il limone e lo zenzero, ovviamente andiamo a mettere nell'alcol prima lo zenzero per 35 giorni e poi andiamo ad aggiungerci il limone per gli altri 4 5 giorni, ovviamente. Detto questo, iniziamo la nostra ricetta per questo liquore fresco estivo, semplice, gustoso e soprattutto con solo 4 ingredienti. Prima cosa andiamo a raccogliere la frutta. Io ho questa piantina qua di lampone che ha più o meno 30 anni, ne fa sempre un sacco. Raccogliamo. Lamponi raccolti, direi che possono bastare. Guardate che meraviglia. Adesso andiamo a lavarli e ad asciugarli. E poi andiamo a mettere dentro un litro d'alcol. Andiamo a scuoterlo un attimo, andiamo a chiuderlo e ogni 3-4 giorni andiamo a girarli, a scuotere il vaso. Ci rivediamo tra una quindicina di giorni circa. Eccoci qui, sono passati più o meno 10 giorni, 7 giorni, 9 giorni, 11 giorni, 14 giorni, 12 giorni, 18 giorni, non lo so, comunque più di 10 giorni. Adesso andiamo a fare lo sciroppo, cosa molto importante. Questa è la situazione al momento, non so se si vede, non si vede, ma sono bianchi, quindi vuol dire che abbiamo già estratto tutto quello che potevamo tirar fuori. In questo caso andiamo a mettere 400 grammi di zucchero e lo stesso rapporto di acqua-alcol. Poi provate, fate le prove, vedete se per voi è troppo dolce, se è troppo secco, insomma. Si prova, cioè si prova. Andiamo a mettere lo zucchero e un litro d'acqua. Ok, adesso accendiamo e facciamo sciogliere lo zucchero. Sciolto, visto che siamo dei professionisti. Aspettiamo, perché se volete un liquore limpido, lo sciroppo si deve raffreddare. Se invece non vi interessa niente, potete metterlo anche così e il liquore verrà torbido. Buono uguale, però è brutto. Adesso vado a versare dentro ai lamponi lo sciroppo. E mescoliamo. Adesso filtriamo e imbottigliamo. Cosa molto importante in questa fase, l'assaggio. In questo momento possiamo ancora andare a correggere gli errori. Possiamo aggiungere un po' d'acqua, possiamo aggiungere dello sciroppo, possiamo aggiungere anche del succo. Alcune persone, tipo quando fanno lo sciroppo all'arancia, magari mettono anche il succo d'arancia. Io non lo faccio mai. Assaggiamo insieme. Guardate che meraviglia. Perfetto, ovviamente adesso si sente ancora molto l'alcol, quindi bisogna lasciarlo lì almeno 10 giorni, ma se rimane lì anche un anno migliora. Fantastico. Adesso andiamo a mettere le bottiglie in un luogo fresco e asciutto per circa un mesetto e poi il nostro liquore sarà pronto da bere, bello fresco, in compagnia degli amici in una sera d'estate. Abbiamo finito in poesia. Spero che il video vi sia piaciuto, non ubriacatevi, mettete like, condividete il video. Per altre info, consigli, se volete dire la vostra, scrivetemi, io sono qui. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!